La notizia era nell'aria, ma ora è ufficiale, perché in casa FIGC c'è una notizia che scuote gli ambienti del calcio italiano, e questa è una notizia che è destinata a fare la storia del calcio italiano, nella speranza che questo possa portare sicuramente a qualcosa di positivo. Scopriamo tutto oggi al dettaglio qui su FCM News Sport. Come sempre vi ricordo, qui sarete sempre e costantemente aggiornati sulle vicende che riguardano il mondo del calcio. Non vi costa niente iscrivervi, è gratuito, basta lasciare un like a questo contenuto, iscrivervi al canale e se vi va diteci la vostra. Perché è arrivata un'ufficialità importante: l'Italia organizzerà Euro 2032 insieme alla Turchia. Ci sono novità molto interessanti, vi chiedo qui sotto soprattutto fin da subito cosa ne pensate e se questo porterà un'evoluzione del calcio italiano. La UEFA lo ha comunicato nella cerimonia di qualche giorno fa, è stato appunto confermato che Euro 2028 verrà disputato in Irlanda e nel Regno Unito, mentre Euro 2032 verrà fatto in Italia e in Turchia. Si tratterà della quinta manifestazione calcistica internazionale disputata in Italia. Abbiamo avuto infatti i mondiali del 34, i mondiali del 68, i mondiali dell'80, i mondiali del 90 e gli europei ora ci saranno del 2032. Un evento abbastanza importante, un evento che secondo me fa di gran lunga... cioè è uno di quegli eventi che scuotono evidentemente il calcio italiano. E andiamo a vedere quali sono gli stadi che vedranno coinvolta questa situazione, perché è chiaro che a questo punto io mi aspetto anche che ci sia un'agevolazione anche per quanto riguarda le strutture, perché è dai mondiali del 90 che l'Italia non conosce una nuova... delle ristrutturazioni a degli stadi, che siamo evidentemente indietro anni luce rispetto ad altre realtà. Intanto la UEFA ha comunicato quelli che saranno gli stadi. Andiamo a leggere il comunicato. Il comunicato esecutivo della UEFA ha designato il Regno Unito e l'Irlanda come paesi ospitanti del trofeo del campionato europeo del 2028 e l'Italia e la Turchia come paesi ospitanti del torneo finale del campionato europeo di calcio UEFA nel 2023. Desidero congratularmi con i proponenti e le associazioni ospitanti, il cui impegno, duro lavoro ed edizione sono stati giustamente riconosciuti. Insieme creeremo edizioni indimenticabili di questo grande trofeo. E quindi i due paesi hanno presentato 20 stadi, di cui ne verranno scelti solo 10, 5 per paese, entro ottobre 2026. Ecco quali sono i 10 impianti proposti dall'Italia. Ovviamente abbiamo l'Allianz Stadium, lo Juventus Stadium a Torino, e quindi secondo me questo è uno di quelli che può avere sicuramente non più posti in assoluto, ma è uno dei più all'avanguardia sicuramente. Poi c'è lo stadio San Siro, Giuseppe Meazza, quindi a Milano. Staremo a vedere da qui al 2032 cosa succederà, visto che si è parlato per tanto tempo di una possibilità importante, cioè quella di avere uno stadio nuovo o per il Milan o per l'Inter. Quindi staremo a vedere se San Siro ci sarà ancora in tutto questo, se il Giuseppe Meazza sarà ancora presente a Milano. Poi c'è lo stadio Olimpico a Roma, che secondo me è un bellissimo stadio, personalmente ci sono stato più volte, ma la pista che c'è attorno lo rende secondo me un po' meno, diciamo, interessante rispetto ad altri, nel senso che c'è poca vicinanza rispetto a quello che è appunto il campo, e quindi questo crea qualche problema. C'è lo stadio San Nicola a Bari, ma che è da ristrutturare, perché nell'elenco la FIGC ha inserito gli stadi già pronti, gli stadi da ristrutturare. Stadio San Nicola a Bari è un bellissimo stadio, ma è anche questo da ristrutturare. Così come è assolutamente previsto come da ristrutturare lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Uno stadio con un pubblico meraviglioso, ma che ancora va rivisto in certi aspetti, non il pubblico ma sicuramente lo stadio, e quindi anche questo va ristrutturato. Poi c'è l'Artemio Franchi a Firenze, il Luigi Ferraris a Genova, anche questo secondo me è uno degli stadi più storici nel calcio italiano, ma anche più particolari, quelle finestre che ci sono agli angoli dello stadio secondo me sono un qualcosa di unico, che si vedono soltanto a Genova, anche questo però purtroppo da ristrutturare. Poi c'è lo stadio Bentegodi a Verona, anche questo che è uno stadio appunto da ristrutturare, lo stadio Dall'Ara di Bologna, anche questo da ristrutturare, e lo stadio Sant'Elia a Cagliari.
francamente quello che mi dispiace, ovviamente da siciliano e da palermitano, è che non ci sia neanche uno stadio della Sicilia, noi non c'è il Renzo Barbera di Palermo, però questa logistica posso capire il perché, visto che si tratta di un'isola, però francamente dispiace, perché almeno lo stadio il Renzo Barbera, che esattamente come tanti altri, per esempio come il Sant'Elia a Cagliari, deve essere ristrutturato, cioè non vedo questi stadi superiori rispetto a quello di Palermo, quindi francamente è un qualcosa che dispiace, che secondo me poteva essere anche per il popolo siciliano un qualcosa di importante. Mi viene da pensare, però si piange con un occhio, perché per Euro 2028, che si giocherà al Regno Unito, non ci sono stadi come Anfield e Old Trafford, quindi bene o male, voglio dire, è comunque un qualcosa che si piange con un occhio. La speranza è che questo tipo di percorso possa essere una spinta per il calcio italiano, che negli ultimi anni secondo me ha vissuto delle situazioni al limite tra l'imbarazzo e è l'impensabile, perché pensiamo semplicemente alla nazionale. La nazionale ha vissuto l'ultimo picco nel 2006. E perché dico ultimo picco e non faccio riferimento al 2020? Perché nel 2006 hai vinto un mondiale, ma perché c'era una squadra che era una vera e propria squadra. Io ho come la percezione che Euro 2020 sia stato, non dico un caso, perché comunque si è creato un bel gruppo, si è creato complicità, però se guardi le squadre di Euro 2020, che ha vinto l'Europei in realtà nel 2021, e del Mondiale del 2006 in Germania, ti rendi conto che la squadra che c'era in Germania nel 2006 era una squadra troppo forte. Era veramente troppo forte. Poi magari in quegli anni, paragonata alle altre big, quindi Brasile, il brasiliano Ronaldinho, la Francia di Zidane, poteva essere un gradino sotto, però quella di 2 anni fa era una squadra che hai vinto l'Europeo con gente come Locatelli, Jorginho, Immobile, Insigne, Berardi. Diciamo, non è una squadra che tu, quando ti guardi indietro, dici wow, che squadra che aveva l'Italia. È stata un'Italia che è stata spinta un po' dall'entusiasmo, dall'euforia, da un gruppo che andava forte, quindi ok. Però è dal 2006 che non vediamo un calcio italiano veramente in alto. C'è stato il triplete dell'Inter, ma dopo il triplete dell'Inter c'è stato il disastro nel calcio italiano. La speranza è che questo europeo possa, diciamo, in qualche modo dar nuova vita a questo calcio italiano, che ha perso anche entusiasmo, che ha perso secondo me anche tanti appassionati, che ha perso credibilità dopo tutto quello che è successo lo scorso anno con il caso plusvalenze, manovre stipendi, con una giustizia sportiva che ha fatto perdere di credibilità allo stesso calcio. Dovrebbe dare credibilità, invece l'ha fatta perdere, insomma, una serie di situazioni incredibili. Staremo a vedere. Io la cosa che vi chiedo è: cosa ne pensate di questa notizia? Cioè, porterà a una rinascita del calcio italiano, oppure siamo sempre lì, è una questione semplicemente politica e cambierà poco? Parliamone qui sotto nei commenti.